giro doloroso questo nel Modenese, dopo 20 mesi da un terremoto c'è stato anche questo alluvione. Sì, adesso hanno bisogno di risposte concrete, quindi non sospensione ma esenzione dal pagamento delle tasse almeno per un anno, e gente che ha perso la casa, il negozio, il bar, l'azienda agricola, quindi non fare uno sconto ma bloccare per un anno il pagamento di tutte le tasse, e poi che Roma liberi tutti i soldi fermi nei comuni per mettere in sicurezza il territorio. Ci sono miliardi di euro fermi che il patto di stabilità blocca, e mettiamo in sicurezza gli argini, i fiumi, i torrenti, altrimenti poi paghiamo molto di più in termini di vite umane e di danni che oggi abbiamo ripreso solo in questi due comuni. Ecco, la rabbia che mi viene è che i grandi giornali e televisioni dopo due giorni hanno già dimenticato tutto quello che è successo. E come Lega proveremo a tenere alto il megafono, perché è gente che ha bisogno di aiuto, di soldi, non solo di solidarietà, perché della solidarietà il signore che ha perso il bar se ne fa poco della solidarietà. E dove lo Stato non arriva lasci fare i territori, cioè qua la coppiata Roma-Bruxelles, il patto di stabilità impedisce di spendere i soldi che ci sono, e poi questi sono i frutti, quindi chi ha i soldi li spenda, e lo Stato poi, come è intervenuto in Abruzzo, intervenga. Qua non ci sono state centinaia di morti fortunatamente, ma c'è un'intera economia ferma, danni di milioni e milioni, sono miliardi di euro. Bruxelles ci ha già detto che qua non ci mette una lira perché non c'è abbastanza danno. O l'Italia serve qualcosa, oppure lasci fare i sindaci, lasci fare le regioni. Qua c'è gente che non può pagare le tasse, non è che non vuole pagare le tasse, se uno non ha più una lira non può pagare le tasse, quindi è una rivolta fiscale spontanea, ma mi auguro che ministri, sottosegretari, sottosegretari, presidente della Repubblica vengano qua a fare due passi, perché se uno vede queste situazioni non può far finta di niente. Noi abbiamo presentato a dicembre come Lega un emendamento alla legge di stabilità, ovviamente neanche preso in considerazione, che dice svincoliamo dal patto di stabilità 800 milioni all'anno per le spese di messa in sicurezza di fiumi, torrenti, laghi, eccetera, eccetera. Sono soldi che ci sono, e non sono in Emilia, ma in Lombardia ci sono fermi 8 miliardi di euro nelle casse dei comuni, che non li possono spendere per mettere a posto il fiume e il torrente, perché il patto di stabilità dice non li puoi spendere. L'emergenza è questa, non è la legge elettorale, quindi non si mangia pane legge elettorale, quindi c'è bisogno di rispondere a questa gente qua. Beh, soldi, non è ancora arrivata una lira. Vero, poco, qualcosa sì. Ma quindi le proposte detassazione, stop al pagamento delle imposte, neanche proprio... Anni ha detto 6 mesi di sospensione, così quando ci arrivano ammazzate come... Ah, sospensione, quindi per 6 mesi non paghi e poi recuperi tutto l'arretrato. Come è successo col terremoto? Come col terremoto? Sono stati 7-8 mesi di sospensione, poi il 17 di dicembre... Ti recuperano tutto? Le nostre sospensioni ci hanno telefonato... pagare tutto dai contributi all'IRPEF. Cioè, quindi non è una sospensione a zeri per quei 6 mesi di pagamento di risposta, me li dai dopo. Tutto dopo, però tutto. Il Popolare dell'Emilia vuole gli interessi sulla sospensione dei mutui. Ah beh, sospensione dei mutui sì. Dopo c'è anche quello. No, perché io mi sono informato, l'Europa peggio che andare di notte, perché ho fatto l'interrogazione oggi, ma loro intervengono sulle... Questa non è abbastanza calamità, nel senso che la calamità deve essere 3 miliardi di danni. E quindi 3 miliardi di danni... Il giornalista della RAI ha detto che abbiamo troppi pochi morti. Ah, mi hanno detto, notizie. Ma quanti danni hanno? Troppi pochi morti per fare notizie. Ci ha messo così qua.